Vi parlo di un vero comunista, un comunista doc, non un poltronaro e uno che scambia voti, poltrone e stipendi. E dice: guardi, ho pochissime capacità previsionali, ma l'ambito dal quale muovo il mio punto d'analisi è che la politica non potesse dare altra prova che la sua morte. È proprio lapidario Fausto Bertinotti, ex segretario di Rifondazione Comunista e poi anche presidente della Camera dei Deputati, proprio in un'intervista con il Foglio, e dice: la sinistra poteva determinare la sua rinascita, ma soltanto con il voto. Sono sconcertato, non faccio le elezioni perché perdo, ma le pare un argomento questo? E dice: quando parlo che la politica è morta, intendo quella forma di democrazia costituzionale per come l'abbiamo conosciuta nel secondo dopoguerra. Ma quella democrazia è stata destrutturata ed è entrata in un percorso di eutanasia. Questa è l'analisi di Fausto Bertinotti. E poi aggiunge: nel periodo nascente della globalizzazione, i paesi europei erano governati dal centrosinistra. Per primi loro sono stati i protagonisti di questo processo di destrutturazione della democrazia. Ma i partiti di centrosinistra hanno per primi scelto tra la legittimazione popolare e la legittimazione della governabilità. Così, nel ricordare la formula usata da Eliot di fronte alle chiese vuote, è l'umanità che ha abbandonato la chiesa o è la chiesa che ha abbandonato l'umanità? Basta sostituire la parola chiesa con il termine centrosinistra, sostiene Bertinotti, ed è lo stesso. In conclusione, Bertinotti dice: è meglio il voto, le elezioni sono il terreno attraverso cui può avere l'ambizione di terminare la tua rinascita. Se sei ininfluente, devi trovare le parole per costruire coscienza e popolo. C'è il tempo della semina, non puoi sottrarti a un confronto che metta in luce anche le tue debolezze e le tue precarietà. Beh, sinceramente Bertinotti parla di una politica che non esiste più, di un contesto degradato dove parlano solo di poltrone, ministeri, stipendi. La frase emblematica è quando dice: sono sconcertato. Non faccio le elezioni perché perdo, ma le pare un argomento questo? Sta parlando della nuova coalizione 5 Stelle PD che si sta forse formando. Non facciamo le elezioni perché perdiamo, ma le pare un argomento questo? Ha totalmente ragione. Bertinotti è una persona illuminata, è una persona intelligente, è una persona che ha visto tutta la nostra Repubblica dal nascere fino ad adesso, quindi le sue parole, decontestualizziamole, lasciamo perdere che lui sia comunista, che molti dicono: ah, è comunista. Lasciate perdere il Bertinotti comunista. Prendete solo le parole che ha detto, senza sapere di che partito è. Immaginatevi di non conoscerlo, di Bertinotti chi? Le parole sono assolutamente di persona, di buon senso. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.